cose, a parte che Di Nardo non è che è giovanissimo, insomma, la differenza d'età è poca. Però l'idea mia era di, in quel momento lì, di sfruttare la velocità, magari di chiuderla proprio definitivamente la partita, perché vedevo che i ragazzi non si soffrivano molto, a parte palle lunghe. Però non so quanto sia così un male, perché forse per stare a vertice ancora ci abbiamo a fare qualcosa, due passaggi, e vorrei che se si arriverà, come credo che potremmo anche farlo, poi che si arrivi a essere pronti, bisogna essere pronti, e ancora forse in questo momento non lo siamo, perché Cosa manca? manca qualcosa a livello magari di convinzione, di consapevolezza, ci manca una bella convinzione di quello che stiamo facendo, perché credo che cresciamo come atteggiamento ogni sabato, si alterna qua venerdì, sabato, lunedì, non si capisce più niente qual è il giorno lavorativo. Però in settimana vedo questo miglioramento in quasi tutti, chi più o chi meno sta migliorando. Poi, cioè la critica, io sono uno che mi piace sempre le critiche costruttive, poi è opinabile tutto, se non poi si può pensare mille cose, no? Però in quell'attimo lì ho pensato che volevo che si facesse appunto il 3-1, non proteggere. Quindi se c'è la possibilità, con un elemento fresco, con la rapidità che c'è, magari potevano sfruttare. Ma che cosa ti aveva dato?